Ciao a tutti, io sono Liania e bentornati in questo nuovissimo video. Sono un pelino in ritardo per questa tipologia di video, ma mi ritengo anche abbastanza in tempo. Volevo fare questo video già da un po', diciamo, però poi non so, mi sono dimenticata di farlo per un motivo o per un altro, non so, mi è sfuggita questa cosa. Poi per fortuna Matteo Fumagalli qualche giorno fa ha pubblicato un video dello stesso tipo praticamente. E quindi io intanto vi lancio il suo video su nelle schede in modo tale che voi possiate avere qualche suggerimento in più. E quindi, appunto, come si è già capito, in questo video vi consiglierò dei libri per il ritorno a scuola. Però prima una piccola premessa. Ho suddiviso i libri in due grandi, diciamo, macro categorie. Quella scolastica, in modo tale che voi arrivate, diciamo, un pochino preparati a affrontare determinati argomenti. Questa categoria si suddivide poi in storia e letteratura, mentre la seconda macro categoria sono quei libri che si possono leggere per svago, quindi sono divertenti, leggeri e piccolini. Ma iniziamo subito con la parte scolastica, quella un po' più rognosa, in particolare con storia, che io la odiavo. Il primo libro che vi consiglio è Se questo è un uomo di Primo Levi. Ovviamente vi può preparare a soprattutto, diciamo, il periodo storico del nazismo e, diciamo, Seconda Guerra Mondiale, tutto il casino che ha fatto quello scemo di Hitler. Però questo libro, diciamo, lo indirizzo più che altro ai ragazzi del quinto superiore, perché non so poi se i ragazzi di terza media potrebbero avere delle difficoltà a capire. Quindi ragazzi del quinto superiore o più grandi, diciamo, quindi non so, per chi studia all'università potrebbe essere un'idea. Io vi consiglio, se questo è un uomo, se dovete studiare, diciamo, quel periodo storico del nazismo, dell'olocausto, eccetera, eccetera. Il secondo libro si collega a Se questo è un uomo per il periodo storico ed è Il diario di Anna Frank. Questo però posso indirizzarlo anche ai ragazzi magari di terza media, perché questo libro vengono raccolte tutte le lettere di Anna Frank, tutto ciò in realtà che scriveva lei in questo suo diario che le aveva regalato il suo papà, tutto quello che le succedeva. Quindi è visto, diciamo, tutto l'olocausto e tutto quel periodo là è visto, diciamo, con gli occhi di una bambina, quindi potrebbe essere indirizzato anche a un pubblico minore di 18 anni, diciamo, quindi anche i ragazzi di terza media o per chiunque altro voglia leggerlo. Comunque, per anche più piccolini, penso che possa essere un libro che possa anche aprire gli occhi a quello che è successo e anche un po' più semplice rispetto a Se questo è un uomo. Il terzo è un classico del periodo nazista e olocausto. E questo in realtà poi vorrei consigliare anche un film, ovviamente è Il bambino col pigiama a righe di John Boyne. Per chi non ama particolarmente leggere storici o dell'olocausto in generale, comunque, può vedere il film. Ovviamente questo libro anche visto dagli occhi di un bambino, quindi è indirizzato anche a ragazzi di terza media, ma anche a ragazze magari di 18-19 anni del quinto superiore, a chiunque sta studiando queste cose. E devo dire che in realtà i libri storici che ho sono solamente di quel periodo, perché a me piace tantissimo. Anche Il bambino con il pigiama a righe può farvi capire cosa sia successo in realtà in quel periodo e soprattutto vi dà una visione completa, perché magari Primo Levi vi dà la loro sua versione, magari in questi libri si vedono anche le versioni dei bambini che magari non conoscevano quello che stavano guardando, quello che stavano vivendo. E ovviamente, come se non bastasse, io vi consiglio anche Gli ultimi giorni dei nostri padri di Richelieu di Kerr, che è ambientato secondo la guerra, Seconda Guerra Mondiale, però questa volta raccontata da dei soldati inglesi. E
non si concentra solamente sull'olocausto, ma si concentra principalmente sulla guerra e su ciò che i soldati pensavano e ciò che vivevano i soldati durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare quei soldati che facevano parte del servizio segreto inglese. Quindi potrebbe essere, diciamo, una cosa utile per sapere magari delle curiosità in più su quello che si studia a scuola. Quindi magari potrebbe essere un'idea, diciamo, per avere un po' di più di cultura. E ora passiamo alla letteratura. Allora, il primo libro che vi consiglio è La figlia di Iorio di D'Annunzio. Questo ovviamente è anche indirizzato principalmente ai ragazzi del quinto superiore, ma se volete voi ragazzi delle medie potete tranquillamente leggere La figlia di Iorio, un po' più semplificata. Adesso vi faccio vedere. Ho questa edizione piccolissima, credo che sia ancora in commercio, non ovviamente questa in particolare, però è raccontata, secondo me è meglio, diciamo, è quella scritta a teatro, diciamo, quindi potrebbe anche essere un modo per farlo, magari chi non ha voglia di leggere, anche i ragazzi del quinto possono leggerlo, quindi potrebbe essere un'idea, o leggere quella integrale o leggere il, diciamo, il teatro della figlia di Iorio, comunque uguale. Ma la cosa più importante, diciamo, che dovete leggere di D'Annunzio, secondo me, è Il piacere, soprattutto voi ragazzi del quinto superiore, perché secondo me questi due libri possono far capire tanto di D'Annunzio. Quindi se voi leggete questi libri prima di studiare D'Annunzio, avete già fatto, diciamo, un terzo. L'ultimo libro di letteratura è Giovanni Verga con i Malavoglia, perché è anche, diciamo, un libro abbastanza semplice da leggere, e questo fa la metà del lavoro. Se voi leggete Malavoglia, fate la metà del lavoro di Verga. Quindi ve lo consiglio, e per me è stato utilissimo, quindi ve lo consiglio. Io avevo preso tipo 8-9 il compito, solo perché avevo letto I Malavoglia e quindi avevo già capito il suo pensiero quando poi la prof è andata a spiegarci Verga. Quindi utilissimo, quindi I Malavoglia vanno benissimo. Però se non avete voglia di leggere I Malavoglia, potete tranquillamente sostituirli con Mastro Don Gesualdo, che comunque vi dà un'idea, diciamo, un'infarinatura sul pensiero di Verga. Quindi comunque Malavoglia e Mastro Don Gesualdo credo che siano i due romanzi di Verga che potrebbero aiutarvi tantissimo a studiare questo autore. Ok, finalmente siamo arrivati alla parte che mi piace di più, la parte meno noiosa, che sono i libri, diciamo, svago, di svago, quelli un po' più semplici e che si possono leggere tranquillamente durante il periodo scolastico, non solo all'inizio della scuola, anzi in realtà sono più utili dopo che adesso. Il primo libro che vi consiglio è A volte ritorno di John Niven, un libro leggerissimo, simpaticissimo, molto fluido, che racconta del ritorno di Gesù sulla terra e che dovrà risolvere tutti i casini che gli uomini hanno combinato durante il periodo in cui Dio non c'era ed era in vacanza. Ne ho parlato benissimo perché mi è piaciuto moltissimo, mi ha fatto divertire, e diciamo che potrebbe anche aiutarvi a sbloccarvi nella lettura. Quindi magari se non siete proprio amici della lettura e volete diciamo iniziare a leggere un po' di più, diciamo che A volte ritorno potrebbe essere anche utile in questo senso, e non solo leggere, diciamo, può farvi passare un momento divertente leggere durante il periodo scolastico. Prossimo libro, La donna dei fiori di carta di Donato Carrisi. Questo in realtà ve lo consiglio perché è solamente perché è piccolino, e sono circa 100 pagine ed è molto bello, molto profondo e pieno di suspense. Potete gustarvelo di più se lo leggete un pochino alla volta. Sono appena visto 170 pagine, quindi veramente molto poco, e diciamo che non è proprio leggerissimo, però secondo me per il periodo scolastico potrebbe andar bene, potrebbe essere un suggerimento, potrebbe essere utile. Abbiamo Cattiva cucina nel senso catastrofico di Caterina Falconi. Allora, questo è un altro libro leggero
e un altro libro piccolissimo e fluido, divertente, quindi per questo diciamo vale lo stesso discorso di A volte ritorno, ecco, quindi potrebbe essere anche un aiuto per superare, non so, il blocco di lettore o anche per iniziare a leggere e diventare lettori e farvi convertire, in realtà questo video pare, sembra. Poi abbiamo due libri che ho comprato dai ragazzi di colore, che in realtà trattano delle cose un pochino importanti. Allora, la prima è La solitudine di Moore, che aveva due mogli, di Aminata Sofal, che credo di avervi già parlato nei libri brevi da leggere. Però è piccolino, abbastanza semplice, non niente di che, però di fondo ha tantissimi messaggi importanti, così come Il richiamo della savana di Ima Diwara, non ho ancora imparato a pronunciare il suo nome, e di questo ho da poco pubblicato una recensione. Anche questo piccolino, sono neanche 100 pagine, abbastanza fluido, leggero, cioè non è niente di che in modo di scrittura, diciamo, però anche questo ha dei valori che magari non potete farvi sfuggire. Ecco. Abbiamo un libro che per me è stato un parto. Però magari per qualcuno potrebbe essere anche utile e potrebbe essere anche un motivo di ripartenza. E sto parlando di Erate che cercavo di Pedros Chagas Freitas, sperando si pronunci così, è un autore portoghese. Piccolino, ho fatto un sacco di citazioni, sottolineato, eccetera. Diciamo che per qualcuno che si trova in un periodo buio emotivamente potrebbe essere un buon libro da leggere, e comunque anche per chi diciamo sta bene emotivamente, felice, potrebbe essere un libro da leggere per il back to school. E poi ultimo libro italiano è Coraline di Neil Gaiman. È piccolino, è diciamo per bambini, quindi possono leggere tutti quanti in realtà, ed è molto inquietante. Io avevo visto il cartone tantissimi anni fa e ho voluto tantissimo leggerlo e comprarlo e averlo, perché ci sono molto affezionata a Coraline, e anche se non sembra, giuro che l'ho letto. Quindi potrebbe essere tranquillamente un libro da leggere per il back to school. Ultimissimo libro, giuro, Peter Pan. Questo è in inglese. Quindi magari chi sta studiando lingue o magari fa il linguistico, non lo so, e ha appena iniziato a voler studiare l'inglese, Peter Pan è un buon inizio per farlo. E ovviamente dà una mano tantissimo nell'inglese, nella grammatica e diciamo anche nel scriverlo. E potrebbe anche aiutarvi nella pronuncia, magari se lo leggete ad alta voce, potrebbe anche aiutarvi nell'inglese tecnico, nella grammatica, eccetera, eccetera. E perché no? Perché, cioè, è piccolino, è per bambini, quindi potete tranquillamente leggerlo tutti. Bene, questo video finisce qui. Se vi è piaciuto, lasciate un like. Fatemi sapere nei commenti quali libri secondo voi sono più adatti al back to school e quali state leggendo voi. E iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!